Miss Bella, proclamate qui a Fontanellato in occasione di questa splendida serata, sono due e sono Laura Moscatello e Simona Biondi. Al centro, per favore, la bionda Laura Moscatello, 20 anni, di Albinea, Reggio Emilia, e la mora Simona Biondi, 25 anni, da Podenzano, Piacenza. Sistemiamo per venire alla fascia. Tremolizio si è emozionata, è dovuta arrivare in campo. Bene, e allora a questo punto, prima passerella per loro, prime protagoniste vincenti, su con gli applausi, se li meritano. Bravi, brave e bravi anche voi. Ci vediamo dopo per le foto ufficiali. E allora, ci vediamo qui, ragazze, alla mia destra, ecco qua, fermi. Prima le bacia lui, prima le bacia degli usti, i fiori, la fascia, tutto quello che vuoi. Bene, grazie, passerella per la nostra regina. Grazie, grazie, ci vediamo dopo per la foto ufficiale. Ciao, grazie. Su con gli applausi, bella da Salso Maggiore, biondissima, Angelica Zignani, Miss Peugeot. Molto carino, questo bouquet. Dopo mi dite anche chi li ha forniti, c'è scritto qualcosa? Vabbè, poi dopo lo sapremo, lo sapremo. Mi sono distratto. Allora, vi mettete per... Ci vediamo fra un po' per le foto ufficiali, prego. La Federica Taranto. Buonasera Federica Taranto, come va? Lei è già finalista regionale. Quella coroncina di Miluna, quella che le ha dato tante soddisfazioni anche a lei. Allora, Miss Notte Rosa 2009. Molto carina, La ragazza riceverà la borsa di vernice di Sash, le t-shirt, i cappellini, la borsa con gli slip di Cotonella, la trousse di Deborah. La nuova Miss Notte Rosa, come dicevo, titolo assegnato sotto l'insegna di Rocchezza Bellezza, è una 17enne di Granarolo, Martina Librenti. Ci vediamo dopo sul palco, grazie anche a lei. Tutto a posto? Oh, bene. Abbiamo la vincitrice, allora. Chiamiamo sul palco l'assessore Francesco Tribelloni, presidente di Giudene. Allora, la ragazza riceverà la borsa di vernice Sash con le t-shirt e i cappellini, le trousse di Deborah e make-up di Miss Italia, Deborah Milano, il borsone Vita da Miss di Lencardiago, la borsa nera con gli slip di Cotonella. E allora, siamo pronti a proclamare la regina della serata, porterà il nome di Fontanellato su giù per la nostra regione in tutte le presentazioni nell'ambito delle finali regionali, la nuova Miss Fontanellato 2009, vive a Parma, anche se lei non è di Parma, 20 anni, Carlotta Maturi. Simply the best.
Johnny.